Buongiorno a tutti, sono Ariana 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Period Station con un film. Allora, questo film è uscito nel 2021, è una coproduzione anglo-francese, è un horror e diciamo è anche un periodrama. È di difficile reperibilità, io l'ho trovato per caso, non ne avevo mai sentito parlare prima e quindi sono stata curiosa, temevo che fosse una trashata, in parte lo è, ma è fatto molto bene e analizza, diciamo, i temi in una maniera innovativa, o quantomeno che io sappia non si è mai vista sullo schermo. Poi forse sono romanzi o testi comunque che ne parlano, ma questa è una maniera diversa. Che io sappia, nemmeno a livello di videogiochi si affronta il tema in questa maniera. Ma veniamo al dunque. Al titolo, prima di tutto, sia The Cursed, che da noi è rimasto uguale, invariato. Per una volta non abbiamo tradotto il titolo. Allora, 1917. La Somme. Un giovane capitano viene ferito mortalmente durante una delle tante azioni della battaglia della Somme e viene quindi portato in infermeria. Mentre il dottore sta operando, si rende conto di una cosa strana, ossia doveva estrarre 3 proiettili e ne ha estratti 3, però ce n'è un altro ed è un proiettile d'argento e non è assolutamente, diciamo, made in Germany. Quindi, cosa ci fa quel proiettile lì? Da quanto è lì? E cominciamo. Allora, l'azione infatti comincia 30 anni prima, quindi nel 1887, quando il proprietario terriero anglo-francese Seamus Laurent, visto il nome direi più irlandese che francese, decide di far sloggiare dalle sue terre con le cattive, anzi con le cattivissime, una comunità romanì che vi si è momentaneamente insediata e che ha dei documenti che proverebbero che quella terra è loro. Seamus quindi assolda dei mercenari, distrugge tutto quello che può, uccide tutti e soprattutto brucia i documenti. Ma prima che possa, diciamo, completare il massacro, gli viene lanciata una maledizione su di sé e sulla sua famiglia. E le conseguenze si vedranno e non sarà facile per nessuno. Allora, diciamo subito che uno dei tasti dolenti, almeno per me, è il fatto, diciamo, proprio dei nomi dei personaggi, che per quanto riguarda la famiglia Laurent sono tutti nomi inglesi. Allora, certo, molti irlandesi si erano stabiliti in Francia fin dal 500, fuggendo dall'invasione inglese, dalla colonizzazione inglese e dalle conversioni forzate, quindi c'erano dei bacini in Francia di irlandesi, specialmente lungo le coste, nella Bretagna, Normandia, alcuni nella Charente, alcuni andati a sud, verso la Provenza, la Costa Azzurra, quindi sì, c'erano. Poi ce ne sarebbero stati altri nel 700, soprattutto nell'800, dopo la grande carestia del 48, ma non lo so. Avrei preferito dei nomi 100% francesi, vero? Il cast è inglese e la location è francese, però tradurre i nomi si poteva fare. Invece di Seamus Laurent, Jacques Laurent avrebbe avuto più senso e vale anche per gli altri, perché sono nomi facilmente traducibili tutti. Charlotte, Mary, Edward, possono diventare tranquillamente Marie, rimanere Charlotte e Edward, suonano anche meglio. Quindi vediamo, dopo questa parentesi, veniamo all'altra faccenda, ossia la comunità Rom in Francia ha avuto alterne fortune. A differenza dell'assimilazione forzata dopo i fatti del 1757 in Spagna, dove si cercò in tutti i modi di assimilare la comunità Rom a costo anche di sradicarla e di far dimenticare tutto, la Francia ebbe un atteggiamento un po' misto.
diverse dal lassismo italiano e dalla placida tolleranza inglese. Da un lato venivano incoraggiati, diciamo, gli insediamenti, quindi per sradicare il nomadismo, ma dall'altro non si sapeva mai come gestire queste comunità. Quelle insediate a Parigi in qualche modo riuscirono a integrarsi, tanto che tanto che negli anni 60 del Novecento i cosiddetti Rom di Longchamps erano perfettamente integrati e, diciamo, mantenevano le tradizioni più che altro per business e per i turisti. Nella provincia era un pochino più complicato, i episodi di razzismo si contavano, la letteratura non aiutava, vi si venivano dipinti come dei criminali, dei vagabondi, via dicendo. Pensiamo anche a come viene dipinta la comunità Rom in un classico della letteratura, ossia Notre Dame de Paris. Certo, c'è della poesia in questo nomadismo che Hugo coglie, c'è, diciamo, della libertà, ingenuità ancestrale, ma non dimentichiamo che, diciamo, i gitani, i bohemien, come li chiama Hugo, hanno comunque rapito Esmeralda, che aveva pochi mesi di vita, perché sì, nel romanzo Esmeralda è francese, figlia di una prostituta, il suo nome anagrafico è Agnes, che poi il cartone della Disney l'abbia resa, diciamo, gitana al 100%, fu per evitare polemiche da parte delle comunità Rom che appunto temevano un riaffiorare del famigerato stereotipo che i zingari rubano i bambini. Comunque la lingua romanì è sopravvissuta in Francia, si è tinta di diverse, come dire, accenti locali, in quanto si è mischiata con il francese, e ormai con, diciamo, l'hindi originale non ha più nulla a che spartire, molto più rispetto al romani che si parla in Italia. E, come possiamo dire, qualcosa del folklore ancora rimaneva. Non sono rari nei racconti gotici o dell'orrore della letteratura francese riferimento a queste tribù e carovane portatrici di maledizioni, di incantesimi, di segreti ancestrali. E il film fa un ampio riferimento a queste cose, ma in maniera vaga, insomma. Non sappiamo se questa maledizione in qualche modo fosse di difesa, se sia stata lanciata appunto per difesa, se sia stata in qualche modo trasmessa, ossia i Rom cercavano una difesa da questa maledizione e hanno deciso di difendersi spostandola verso la famiglia Loron, che è un modo interessante di vedere la cosa, infatti. Quindi, parlando ora della maledizione, a the curse, in effetti in inglese fa molto aristocratico, ma volete mettere politicamente maledizione, come suona meglio, è quella che presumo abbiate immaginato. Infatti serve dell'argento, e si attiva, diciamo così, si attiva tramite una dentiera forgiata con alcune monete d'argento e che ricorda il calco della, diciamo, dell'arcata dentale inferiore e superiore di un lupo. Esatto, licantropismo. Allora, non me ne vogliano alcuni, ma in italiano abbiamo un lupo mannaro o licantropo, in inglese werewolf, in spagnolo ombre lobo e in francese abbiamo loup garou. Io personalmente ho sempre preferito questa pronuncia molto, diciamo, molto artistica, molto poneticamente meravigliosa, anche un po' aristocratica, insomma, loup garou, vogliamo mettere con uomo lupo, ombre lobo, werewolf. Loup garou, che poi garou vuol dire semplicemente uomo in antico francese, quindi la stessa cosa, ma suona meglio. Quindi in questo video cercherò, più che dire licantropo o lupo mannaro, di dire appunto loup garou, scelta mia. Quindi si parla appunto di loup garou, lupo mannaro, ma non sappiamo se questa maledizione sia in qualche modo, come dire, originaria appunto dalla stessa comunità Rom, o se in qualche modo la conosco nell'abito tramandata e quanto sia endemica, perché il personaggio del protagonista, che non è Seamus Laurent, sia chiaro, bensì il cacciatore John McBride, dichiara
dichiara di aver perso moglie e figlia a seguito dell'attacco di uno di questi creature, un lupo-goru britannico, il che vuol dire che ho la maledizione endemica che in qualche modo viene lanciata dalle comunità romani quando si sentono in pericolo e poi se ne perde il controllo. Ipotesi interessante. Ossia, il lupo-goru deve nascere appunto da una maledizione gitana? Oppure in qualche modo è originato anche tramite una maledizione gitana, è qualcosa che già esiste e che Roma sono riusciti a incanalare? Oppure l'hanno creata loro? Perché non viene mai detto. Viene solamente detto che John McBride nel corso degli anni ne ha incontrati diversi di questi loop guru. E anche qui c'è una cosa interessante, che è un po' spoiler, ossia il modo in cui vengono creati. Sì, c'è sempre la tradizione del morso, quindi a differenza di come siamo stati abituati con, viene in mente The Vampire Diaries o anche True Blood, non è qualcosa di genetico, no, è qualcosa che appunto viene trasmesso. E che infatti il regista ha ricordato che può essere una metafora per la tossicodipendenza. Ha senso in qualche modo come paragone. Viene trasmessa a un periodo di incubazione e poi ti sommerge. Infatti, in questo film, i lupo-goru non è che diventano degli uomini lupo, ma è come se il lupo finisse per sovrastarli, per, come dire, diventare qualcosa di sopra l'uomo, ossia l'uomo rimane sempre l'uomo, ma dal suo interno e anche attorno a lui si crea questa nuova personalità e questo nuovo aspetto fisico. Quindi non abbiamo le vecchie versioni che la televisione americana, il cinema ha già fatto conoscere, ossia della trasformazione in lupo. No, qui abbiamo proprio un ibrido uomo-lupo, per cui io finalmente ringrazio perché vuol dire che siamo tornati ai vecchi fasti, un po' alla Buffy, diciamo, ma anche e soprattutto a un lupo mannaro americano a Londra, che infatti questa serie, questo film ce lo ricorda, le stesse atmosfere, la stessa, diciamo, crescita della tensione. Ambientarlo in Francia è stata una scelta coraggiosa, perché di solito quando si pensa appunto ai loup garou, si pensa all'Inghilterra, queste brughiere sterminate dell'Inghilterra, la luna. Invece no, qui avviene quasi tutto, meglio, l'azione scatenante avviene di giorno, poi comunque c'è sempre bisogno diciamo, del buio perché sembra che la malattia raggiunga il suo apice durante le ore di notte, o quantomeno, diciamo, le ore notturne aiutano la malattia a svilupparsi meglio, a giungere prima a maturazione. Poi è una visione come un'altra, può essere che in realtà possa venire anche di giorno, ho sbagliato io quando vedevo il film, non lo so. Comunque interessante questa faccenda. Ambienti sono molto chiusi e oscuri, volutamente oscuri, poca luce naturale, le finestre sono molto, molto strette, funziona tutto con luci di candele, quindi è un'atmosfera che ricorda proprio i racconti gotici, i racconti horror di queste figure che diciamo che strisciano all'oscuro, dove si parla appunto di una colpa atavica che ricade sugli innocenti, il tema della vendetta, sono tutti temi che appartengono al racconto gotico e al racconto horror che ne è il figlio e vengono mostrati molto molto bene. Certo, di alcune scene un po' gore se ne poteva fare a meno, sarebbe stato meglio diciamo lasciarle in sospeso, di farle intuire invece di mostrarle, ma comunque funziona, va detto. Pochi personaggi, un'atmosfera molto rarefatta, anche quando si è all'esterno, perché comunque si passa molto spesso alla zona della foresta, che tradizionalmente è un luogo oscuro, pieno di misteri, dove ci si può perdere, dove si possono essere in agguato creature feroci, in questo caso prima tranquillamente, diciamo, i lupi normali, e poi i lupi goru, quindi sì, funziona. È la foresta dove si nasconde e Edward quando viene trasformato, insomma, cerca un contatto con la civiltà, no? Lui cede al suo istinto più ferino, più selvaggio, più lupesco e fugge nella foresta.
È dalla foresta che viene, diciamo, il pericolo, è dall'esterno che viene la percezione del pericolo, che però se è lasciato in pace, ti lascia in pace. Di base tutto questo accade perché Scimus e gli altri proprietari terrieri, gli anziani, come vengono detti, non si fanno gli affari loro. È interessante anche il fatto che, tranne Scimus, che diciamo è il più importante della comunità, gli altri non abbiano quasi nome, tranne il prete, tutti gli altri suoi vicini sembrano appunto noti come un gruppo uniforme, compatto, detto dai bambini, gli anziani, come se non avessero personalità, come se fossero tutti uguali, tutti appartenenti a un conformismo borghese, che vede con terrore l'arrivo della comunità nomade che porta scompiglio, porta caos, che cerca di fermarlo, diciamo in maniera tipica e violenta, e che alla fin fine diventa il proprio stesso carnefice, perché se li avessero lasciati in pace non sarebbe stata nessuna maledizione, non sarebbe morto nessuno, e non sarebbero stati dei Lopgahu in giro per la Sharent, che non è poco. Tra l'altro viene fatto un riferimento molto palese a un caso famosissimo e molto misterioso, di cui ho già parlato anni fa, sempre in questo canale, ossia la Bête de Quévedan. Piccola veloce parentesi. La Bête de Quévedan è un animale misterioso che ha terrorizzato la regione, all'epoca, oggi non è stata inglobata in altri dipartimenti, nel Quévedan nel 700, tra il 1753 e il 1757. Sembra che fosse un lupo molto grande, sembra che fosse un cane, sembra che fosse un animale esotico portato da qualche aristocratico, sembra che fosse un uomo che si travestiva da lupo, sembra che fosse un serial killer, sembra che fosse appunto un Lopgahu, non si sa. Sono state uccise due presunte bestie del Quévedan che si dimostrarono in effetti lupi molto grandi, malati di acromegalia, ma appunto il mistero rimane. Quindi in questo caso si fa intuire in questo film che in realtà la Bête de Quévedan, anzi le Bête de Quévedan, fossero in realtà dei licantropi, anche loro trasformati a seguito di una maledizione e quindi, come dire, incapaci di intendere, di volere a livello umano e che quindi abbiano commesso queste stragi. Tra l'altro è interessante che non ci sia, come dire, un ritorno all'umanità una volta trasformati, a meno di non fare una certa cosa, che non vi posso dire che è spoiler. Infatti, sebbene Edward mantenga, come dire, il dono della parola, non è in grado di tornare umano, è solamente un lupo, un lupacchiotto nel suo caso, che cammina su due zampe, affamato di carne umana, ma di qualsiasi carne, che per ingannare una certa vittima parla con la sua voce, ma per il resto è un lupo in tutto e per tutto, o quantomeno un lupo d'oro. Quindi sì, è un film interessante, appunto con prospettive innovative per certi aspetti, proprio come ci mostra la trasformazione, l'approccio al tema della licantropia. Per il resto poi è piuttosto banale, ossia abbiamo appunto un avventuriero da fuori che si occupa di to fix la situazione, di sistemare tutto, ci riesce, qualcuno nel mentre muore, e abbiamo poi un epilogo che si ricollega al prologo. Non vi dico come, ma presumo siete arrivati. Che è un po' anticlimatico come finale, va detto, interessante, ma anticlimatico. In quanto al resto, passiamo al cast, non è che ci siano dei nomi molto famosi perché è un film questo indipendente. Abbiamo come due nomi famosi quello di Kelly Reilly di Yellowstone. Tra l'altro, io resto meravigliato ogni volta che leggo che Kelly Reilly è inglese e che è nata a Londra, perché con tutti questi anni di Yellowstone mi sono autoconvinta che sia americana, invece no, è londinese pura. Tra l'altro, l'ho anche vista in altre serie TV britanniche, quindi ormai dovrei averlo capito, ma la mia mente mi dice Kelly Reilly, famiglia Dutton americana. Ormai quello. E abbiamo anche Roxanne Duran. Sì, Roxanne Duran, che ha fatto Riviera, ma
Maria Antoinette, e lei sulla Troiana intervista col vampiro che è lanciatissima. Non l'avrei mai detto, ma diciamo potrebbe essere quella che dal caso di Maria Antoinette possa uscire meglio, visto tutti i progetti che fa. Poco ma sicuro, lei e li avrei, di sicuro. Per il resto non c'è nulla da dire, è un horror molto tradizionale, diciamo nell'impianto, nei temi non molto, proprio per i motivi di cui vi ho parlato, che merita sicuramente una visione. È un po' difficile recuperarlo, ma si trova. Ed è interessante, sebbene, come già detto, abbia alcuni difetti. Il nome in inglese, una trama molto telefonata, fin dall'inizio, va detto. E funziona. Si funziona, un buon horror e un buon periodrama. Quindi questo è tutto, direi che non c'è nient'altro da aggiungere e alla prossima. A finto!